Buongiorno a tutti. Oggi vogliamo affrontare insieme un problema importante che riguarda tutti i pazienti che in qualche modo sono sottoposti a una terapia cronica con gli oppiacei. E il problema è rappresentato dalla costipazione indotta da oppiacei o OIC, Opioid Induced Constipation, secondo gli autori anglosassoni. Si tratta di una sindrome importante che interferisce molto con la qualità di vita del paziente. E in qualche modo è anche essa stessa un moltiplicatore di sintomi, perché il paziente ha una qualità di vita peggiorata e pertanto riconoscerla e affrontarla con adeguati mezzi terapeutici rappresenta un punto importante nell'assistenza a questi malati fragili. Entriamo quindi sostanzialmente nell'argomento, provando a definire quali sono i punti fondamentali per la pratica clinica. Sicuramente il primo di questi aspetti è riconoscere il problema. Innanzitutto riconoscere che l'opioid-induced constipation è un effetto collaterale che è duraturo e persistente. Perché? Perché nella maggior parte dei pazienti che assumono oppiacei cronicamente, il problema della costipazione è un problema estremamente rilevante, raggiunge addirittura il 90% dei nostri pazienti. E addirittura rappresenta un problema che inficia il consumo stesso degli oppiacei a lungo termine. Più di un terzo dei pazienti spesso si autoriducono o addirittura sospendono la terapia con oppiacei, una terapia che magari funziona, proprio perché in qualche modo questo sintomo si è instaurato e interferisce pesantemente con la qualità di vita della persona. Ricordo anche che la OIC si può instaurare in tempi anche abbastanza rapidi dall'avvio della terapia con oppiacei. E quindi è un sintomo, come ho già detto, purtroppo di accompagnamento e di accompagnamento lungo. Il primo consiglio, quindi, nella pratica clinica che mi sento di dare a tutti è quello di ascoltare il paziente, di perdere un po' del tempo che noi dedichiamo al paziente anche per esplorare questa presenza di questo sintomo, di questa sindrome importante. Certo, bisogna ascoltare, ma poi bisogna anche saper porre le domande giuste. In questo ci aiuta un po' tutto un panel di lavori e di considerazioni che in qualche modo rendono ragione dell'entità del problema. Spesso il paziente ha pudore nel parlare di questi aspetti. Spesso il paziente versa in condizioni anche abbastanza gravi, tende a mangiare di meno, a dormire di meno, è più nervoso. In qualche modo, quindi, la sfera della propria qualità di vita è colpita e sicuramente quindi dobbiamo anche prestare attenzione in qualche modo a accompagnare il paziente a esplicitare il problema e in qualche modo a rilevarlo e portarlo alla luce. Come possiamo farlo? Sicuramente aiutandoci con degli strumenti. Chiaramente, e qua ci ritornerò, i criteri definiti per, diciamo, convenzione sono quelli di Roma 4, poi li vedremo, ma sicuramente una indagine, un'anamnesi ben condotta, anche alcune domande molto semplici ci possono aiutare a definire poi quei criteri che poi sono i criteri definiti Roma 4 che sono utili per l'approccio diagnostico. Io non credo che nessuno di noi clinici vada in giro in casa dei pazienti o negli ambulatori con i criteri di Roma 4 nel taschino o stampati e pedissequamente li ripetiamo, però cercare di capire se le feci sono di consistenza dura, quindi queste che vedete poi sulla destra, la Bristol Stool Scale, che ci aiuta un po' a capire il tipo di feci, quindi se il tipo di feci è 1, 2, evidentemente il paziente fa fatica ad evacuare, se quindi queste feci, l'evacuazione delle feci produce, diciamo, una sofferenza al paziente, lo sforzo, la defecazione, e poi la sensazione personale, soggettiva della persona che conta tantissimo, è quella della sensazione di un'ostruzione di un blocco intestinale o di una, in qualche modo, evacuazione incompleta, e poi anche una frequenza che generalmente per convenzione è stabilita essere in meno di 3 volte la settimana. Quindi ascoltiamo il paziente, facciamo le domande giuste e usiamo il tempo che abbiamo a disposizione per cercare di cogliere questi aspetti che ci inducono poi a porre diagnosi e quindi una terapia adeguata. Gli step, come ci suggerisce la letteratura, anche in questo bellissimo articolo che in qualche modo ci aiuta nel choosing wisely, cioè nell'essere adeguati sul pezzo, diciamo, rispetto al problema, ci aiuta a capire ciò che fare e ciò che non fare. Ciò che sicuramente bisogna fare è anche un approccio a questo punto terapeutico che preveda l'uso in prima linea dei lassativi
classici, che quindi possono essere lassativi emollienti, lassativi da contatto, ma poi seguiti dai Pamora, che rappresentano una seconda linea terapeutica, che forse rappresentano la novità ultima di questi anni. Sono antagonisti periferici dei recettori mu per gli oppiacei, quindi selettivi. In fondo, possiamo dire, parafrasando i nostri colleghi oncologi, questa è la target therapy dei palliativisti, così come gli oncologi hanno sviluppato le target therapy sui bersagli molecolari e su alcuni aspetti precisi, sartoriali della loro terapia. Anche noi palliativisti abbiamo trovato per questo problema forse la nostra target therapy. Lo dico perché fare la cosa giusta significa che puoi seguire un po' le indicazioni anche nuove, ministeriali, conoscere questa nota 90 che ha prodotto sicuramente un miglioramento nella capacità, nell'affinamento diagnostico-terapeutico. Sicuramente è cambiata la dizione, la vecchia nota 90 che permetteva di prescrivere gratuitamente questi farmaci nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, poneva un accento eccessivo sulla terminalità, che è scomparso per fortuna ed è stato sostituito da terapia cronica con oppiacei, diagnosi di costipazione, che è qua che vedete di nuovo ricomparire i criteri Roma 4, e che poi in qualche modo rispondano questi pazienti contemporaneamente a delle caratteristiche quali siano quelle della terapia continuativa con oppiacei e resistenza al trattamento con almeno due lassativi da contatto con una risposta definita resistente della durata di 3 giorni. Quindi, come vedete, si è un po' levata la cortina, diciamo, di difficoltà prescrittiva. E si suggerisce anche un avvio precoce del trattamento con gli antagonisti periferici, proprio per superare questi inutili e spesso purtroppo costosi, non solo in termini economici, ma anche, come abbiamo visto, di qualità di vita, attendismi terapeutici che fanno un po' vagare i prescrittori tra un lassativo e l'altro, tra qualche consiglio, quasi consiglio popolare a volte, e altre volte, diciamo, è un po' un ricorso al vecchio armamentario farmaceutico. Vorrei concludere anche quindi sostanzialmente riproponendo delle linee guida serie. Queste sono le linee guida dell'American Gastroenterological Association, quindi sono linee guida frutto di lavori, di gruppi, di meta-analisi e di esperienze a confronto, che in qualche modo ci aiuta a verificare come il supporto evidence-based della materia sia a questo punto anche di una certa consistenza. E che cosa ci dicono le linee guida? Sostanzialmente quello che abbiamo spiegato prima: prova prima i lassativi come prima linea, non indugiare troppo se non hai una grande risposta, ma utilizza i Pamora senza indugio come seconda linea, perché lì troverai, nelle esperienze cliniche, nelle evidenze scientifiche, quell'evidenza che ti aiuta a costruire un buon approccio terapeutico. Nella nostra esperienza clinica, che è prevalentemente domiciliare su una vasta area metropolitana, noi seguiamo come rete di cure palliative oltre 600 pazienti in linea ogni giorno, e abbiamo visto che nella stragrande maggioranza dei pazienti trattati con i Pamora, e si tratta poi alla fine di una compressa solo al giorno, se vogliamo quindi anche essere precisi, hanno mostrato miglioramenti significativi nell'evacuazione, nella qualità di vita già in tempi precoci, dalla 48esima, 72esima ora dalla prima assunzione. Quindi credo che abbiamo in qualche modo definito che la corretta diagnosi, l'ascolto del paziente, un approccio terapeutico basato su una buona esperienza clinica e su una corretta interpretazione dell'evidence-based, delle linee guida, può aiutarci nell'affrontare una sindrome che rimane una sindrome disturbante, complessa da affrontare per un paziente già infragilito dalla sua malattia. Vi ringrazio.